Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video da parte dei vostri video giocatori maledetti. Io sono Lollo E io sono e siamo qui Gian. con il settimo episodio di Spyro. E Gian è qui attagliato di brutto, no? Quanto hai tagliato? Tipo 12 ore, più o meno. Sì, perché sto video era lunghissimo. Quindi Gian cosa ha fatto? Ha tolto le parti inutili. Davvero? Deve essere qui che gli antenati lo hanno addestrato. Questo è che vedete è un riassunto, è la parte principale del video. Taglione! Taglione. Perché vi spiego perché. Perché per arrivare a trovare questi posti il percorso è lungo. E quindi Gian cosa fa? Va direttamente al boss per ogni pezzo. Esatto, sì, perché ha fatto benissimo, perché sennò vi giuro, sarebbe davvero troppo lungo da vedere. È troppo una rottura di coglioni. Quindi tipo... ci sono. Praticamente per ogni zona ci sono questi mini boss e noi sono belli dove dobbiamo prendere dei cristalli. Sì. È tipo Gian. Ha dovuto tagliare tre quarti d'ora per strada. Sì, è vero, perché la strada davvero è lunga, poi ci sono un botto, c'erano anche dei botti di nemici, mi sembra. Eh sì, era, poi c'erano oltre ai nemici e noi perdevamo molto tempo perché non capivamo come usare i pesetti. Sì. E il mana... i pesetti di merda. Come vedete là c'era un pesetto. Gian capisce che quello è fatto d'erba, quindi se gli dà fuoco... brucia! Quindi giù di fiamme. Guardate, guarda. Guardate come il golem patisce tutto questo. Bro! Non finisce più di... Guarda che cosa c'ha nella bocca secondo te. Vedi un cristallo rosso. Cristallo rosso. Ah già, è vero, ce l'aveva in bocca. Se l'hai mangiato. 72 hit. Sporcaccione, cosa fai lì in mezzo? Però in effetti era una cosa ambigua, eh. Sì, molto ambigua. Sai che cos'è Spyro, che... mi devi dire qualcosa. È una cosa sbagliata, sai cos'è? Non aver messo tipo delle barre vita per i nemici. Sì, è vero. Non io l'avrei messa. Non sai dopo quanto crepano. E io ne avrei messa magari una sopra, sulla testa, piccolissima. E in base a quanto calava, noi sapevamo più o meno quanto ci mancava. Cioè, magari farle tutte della stessa lunghezza standard, però l'energia calava in modo differente. No, vabbè, la stessa energia standard no, però ogni nemico, cioè, non è che ci vuoi tanto fare una barra vita per ogni nemico, eh. Gli dai dei PV. Assumi alla barra, gli dici tot PV e dai un tot di pixel e crei la barra, cioè non è che ci vuoi una vita. E ogni volta sottrai a seconda dell'attacco. Mamma mia! Che difficoltà, penso che la barra vita sia la cosa più semplice da fare. Ecco il nostro primo cristallo. Prendendo un cristallo si apre questo tipo di vapore. No, non è vapore, un turbine di vento. Che ci un turbinio di vento magico. Ma visto che siano fatti con i draghi, sarà sicuramente calore, quindi vapore acqua. No, non è vapore acqua. Io lo chiamo vapore acqua. Non è vapore acqua. Io lo chiamo come cazzo mi pare. No, non lo chiami come cazzo mi pare, tu lo chiami come minchia dico io. Ma non è vapore acqua. Senti, tu mi puoi dire che è una suplex uguale a una powerbomb, io ti dico che non quello ho mai detto è vapore. Che una suplex uguale a una powerbomb. Qual è la differenza tra power slam e powerbomb? Qual è? Allora, la powerbomb. Sì. È così. La gente a casa lo vede, no? Cioè, nel senso, come cazzo faccio a descriverla? Come lo prendi? Come lo carichi? La differenza è solo nel caricamento. Allora, cos'è? Com'è che si chiamavano le mosse? La Power Bomb e Power Slam. Allora, intanto siamo al secondo la boss. La Power Slam è quella che tu lo prendi in orizzontale e lo butti a terra. E invece la Power Bomb è quella che tu ce l'hai sulle tue spalle e lo butti giù con la schiena. Sei salvato, dai. Sì. Lo sapevo. Sei salvato. Non so se le ho descritte bene, però Gian ha capito. Ha capito con i gesti che più o meno sa che cos'è la Power Slam. Vabbè, ma dopo un po' imparo le tecniche del wrestling. Adesso che abbiamo anche la PS4, Lollo sta imparando anche molta storia del wrestling. Sì, esatto. Cose che tra l'altro ho anche visto, perché le cose che tu mi stai, le abbiamo viste insieme alcune. Alcune sì, ma era bello un 2K14, anche se non interessava molti, che era che proprio partiva la storia da WrestleMania 1. WrestleMania 1, io ho DVD di WrestleMania dall'1 al 9. Che culo. Guardate il 3 almeno. WrestleMania 3 c'è stato l'incontro più... tra Hulk Hogan e Andre the Giant. Quello dove Hulk Hogan fa una Power Slam a Andre the Giant, eh? La Power Slam che fece tremare il mondo.
A parte che Big Show è più grosso di Andre the Giant. No. Non pesa di più? Penso di no. Andre the Giant era proprio un gigante. Aveva una malattia. Il gigantino. Infatti è morto per quello. Ma dimmi un po', hai visto l'ultima puntata di wrestling? Cioè, mi sono di Raw sì. Di Raw l'ho vista per... Però ho visto che la Royal Rumble era... Dopo la Royal Rumble c'è stata una specie di mega nevicata. Hanno fatto solo interviste. E la replica, cioè hanno fatto... In Italia no. In Italia no, vabbè, però... Per, non par per quelli che hanno pagato, diciamo, il pay-per-view, non è giusto che gli altri guardano metà show senza non aver pagato niente. Esatto, sarebbe una bastardata. E un po' c'ha ragione. E quindi, boh, ragazzi. Ah, poi c'è SmackDown, ma non l'ho ancora visto. Ma SmackDown è... Quindi è il tipo abbiamo infilato una mega chiave dentro un muro e si è... E abbiamo trovato l'ultimo cristallo. L'ultimo cristallo, ma quanto abbiamo bestemmiato in sto pezzo? Molto. Sono incazzati come delle bestie. Perché tu non sapevi che potevi andare sottoterra. Sì, me l'avevo dimenticato che potevi... Gli hanno detto... Io lo uso come attacco. Io lo disse per scherzo, ma tipo, ma se ti usi quella cazzata certo, che vai sottoterra sotto e passi sotto... Io, ma vabbè, proviamo. E sono passato effettivamente sotto al cancello, dall'altra parte... Ho aperto il cancello, ho aperto tutto. Ossia, ci si è aperto un mondo perché poi c'erano anche del tipo zone. Se lo facevamo prima. Se lo facevamo prima, quest'ora tipo lì avremmo avuto dei bonus in più. Ma però vabbè, ragazzi. E questo video è tutto. Io sono Lollo. E io sono sempre Gian. E ci vediamo al prossimo cazzutissimo video. Ciao! Ciao! Ci stiamo avvicinando. So a cosa stai pensando, Spyro. Non temere, giovane drago. Ce la faremo. Non capisco. Malefor distruggerà il mondo intero. Ma tu sembri così calmo. Non penso che Malefor si sarebbe dato così tanto da fare se non si sentisse minacciato. E perché dovrebbe? Nella nostra lunga storia si narra che siano esistiti solo due draghi viola. Come per Malefor, i tuoi poteri vanno ben al di là di quanto puoi immaginare. E lui lo sa. Malefor poteva fare qualunque cosa, ma scelse la via del male. E da allora il mondo è precipitato verso il caos. La tua esistenza ripristina l'equilibrio della natura. Ma gli antenati si fidavano di Malefor, non è vero? Credevano in lui, e guarda cosa è successo. Malefor deriva i suoi poteri dalla distruzione. La distruzione è tutto ciò che conosce Spyro. E perché io sarei diverso? Perché io ti conosco. E so che il tuo cuore è diverso. Perché io credo che tu sia destinato a grandi cose. A inaugurare un'era nuova. Un'era di pace. E per la distruzione non ci sarà posto quando verrà la pace. Eccoci arrivati.